Le parole contano. Contano? Che significa? Contano perché quando le cerchi spesso non le trovi, o almeno credi di non trovare quelle giuste. Sì, ma dove posso trovarle? Qui. Ma lo sai che quando ero piccola, da grande, volevo diventare un libro? Un libro? Ma che dici? Ma sì, perché sin da piccola i momenti più belli che ho trascorso senza averli vissuti sono quelli che ho passato in compagnia del mio libro preferito. Ma sai che hai ragione? Anzi, sai che ti dico? I libri che più mi lasciano senza fiato sono quelli che quando hai finito di leggerli vorresti che l'autore fosse tuo amico per la pelle, soltanto per poterlo chiamare a telefono tutte le volte che ti gira. Allora vorresti dire che Al di fuori del cane il libro è il miglior amico dell'uomo? Sì, ma Al di fuori del cane, perché dentro al cane è un po' troppo scuro per leggere. Sai, ci sono crimini peggiori del bruciare i libri. Uno di questi è non leggerli. Appunto, le parole contano. Noi di A Voce Alta e dello spazio libreria La Terza Agorà ci sforziamo proprio di fare questo, di raccontare ai ragazzi, quelli che non leggono, quelli che non vanno a teatro, quello del centro, quelli dei licei, quelli delle periferie, che le parole sono molto importanti, le parole dei libri li facciamo incontrare con gli autori, li portiamo dagli autori e portiamo gli autori da loro, quelli del teatro li portiamo a teatro e li facciamo incontrare con chi il teatro lo fa, lo soffre, lo recita, sperando che quelle parole dei libri e del teatro li convincano che parlare bene e leggere bene serve a pensare bene, aiuta a pensare bene e forse, perché no, anche a vivere meglio. Ma a che cosa serve un libro? Un libro serve a scrivere, serve a scrivere, a leggere, a disegnare. Un libro serve a scrivere quel che è scritto e a leggere quel che è scritto. Serve a disegnare animali, alberi, pesci, posacenere, libri, uomini, bambini. A disegnare tutto ciò che si vede, a contare anche, a segnare cifre, a raccontare storie. Un libro serve a raccontare storie. La storia del gufo, la storia della montagna scavata e della foresta coi lupi. Serve a fare il cielo, a fare il sole, a fare una camicia, a fare un vaso di fiori e anche una sigaretta. Si disegna un libro, si colora, si disegnano case, si disegnano salamandre e lumache. Un libro si può fare per dritto e poi per rovescio. Si può farlo con i gessi, con i pennelli, anche con i fiammiferi. E con pagliuzze, con foglie, con capelli, con dell'erba e con dei pezzetti di legno. Un libro si può incollare e si può ritagliare con le forbici. Un libro può essere una scatola. Serve a ricordare anche, sì, serve a scarabocchiare, a nascondere le cose perché gli altri non le trovino. Serve anche per mandare lettere e per metterci le lettere e le cartoline dopo che il postino le ha portate. Un libro serve ad attaccare fotografie. Un libro serve per metterci quel che si è sognato stanotte. E quando uno proprio ci si è divertito, ma tanto, tanto, e allora un libro serve anche per essere gettato da qualche parte. Le parole contano, la lettura e il teatro fanno vivere molte vite. Sostenete il nostro progetto! Ci stavate aspettando, siamo ritornati, ben ritrovati ai telespettatori di Giulitalia, ben ritrovato al nostro salotto di Giulì e ovviamente ben ritrovata Antonella, siamo qui anche quest'anno, come stai? Sto bene, ti trovo bene e spero che siano bene come noi e siano contenti di ritrovarci anche tutti i nostri telespettatori. Ebbene, con Antonella, anzi diamo tutto il merito ad Antonella dell'inaugurazione di questa stagione del Salotto di Giulì in maniera un po' originale, perché in questo salotto consentiamo ai telespettatori da casa di incontrare gli autori, gli scrittori, gli attori dei vostri romanzi, libri preferiti o libri anche da scoprire. E non lo facciamo soltanto noi, non tentiamo soltanto noi di mettere in contatto i telespettatori con gli autori, lo fa anche un'associazione che oggi vi presentiamo e vi presentiamo anche innanzitutto la presidente Marinella Pomarici, presidente dell'associazione A Voce Alta, alla quale diamo il benvenuto, e con lei anche una componente dell'associazione, Patrizia Cotugno. Benvenuta Patrizia Cotugno. Antonella, dicevamo,
Una puntata un po' originale, prendiamola anche un po' come augurio per questo salotto, perché questa associazione fa tanto per mettere in contatto innanzitutto i lettori con gli autori, fa tantissime iniziative, ho letto un po' la storia che nasce nel 2005, tantissime iniziative che vi racconteremo nel corso di questa puntata. Beh, innanzitutto la parola a te. Grazie, Mara Grazia. Rinnovo il mio benvenuto alle nostre ospiti e sono molto contenta di ritrovare i nostri telespettatori e in questo momento i telespettatori che sono gli interlocutori privilegiati dei libri che presentiamo sono i lettori in effetti, i nostri telespettatori e virtualmente i lettori vengono oggi rappresentati da queste signore che veramente operano con passione e acume per avvicinare al libro innanzitutto i giovani e poi anche gli adulti. Noi abbiamo una percentuale al sud bassissima di lettori, su 3 persone una legge un libro l'anno, più le donne. E leggono molto le donne leggono più degli uomini, non ci sono scuse perché noi donne lavoriamo come gli uomini. Innanzitutto è importante costruire un gusto alla lettura, costruire una capacità di leggere. Spesso la scuola in questo è carente perché coatta la lettura. Coattare la lettura vuol dire dare come informazione che leggere è un obbligo e quindi un castigo. Invece leggere è un grande piacere ed è per questo che si adopera a voce alta. Io mi rivolgo subito alla Presidente, Marinella Pomarici, che è già stata nostra ospite qualche tempo fa. Ecco, come è nata questa associazione, le sue motivazioni, la sua vocazione? Allora, voglio prima di tutto ringraziare Julie, Antonella, che mi hanno invitato qui e quindi con molto piacere ritorno. L'associazione è nata, come si diceva, nel 2005. Io ero ancora a scuola e insieme con alcune colleghe che poi hanno fondato l'associazione come Daniela Bausano, Marina De Dilectis, Clorinda Russo, Margherita Siniscalco, abbiamo, come dire, fatto tesoro della nostra esperienza di insegnanti e appunto partendo da quello che tu dicevi, che al sud si legge così poco, però vedendo anche che la lettura ad alta voce con gli studenti era uno strumento formidabile per affascinarli e perfino se si leggevano I Promessi Sposi o La Divina Commedia. E quindi abbiamo pensato di fondare questa associazione e siamo partiti dai quartieri spagnoli. E posso dire è sì, un'audacia incredibile perché partiamo da un luogo dove solitamente ci sono ben altri problemi che la lettura, però secondo me forse non ci sarebbero quei problemi se ci fosse più lettura, ecco. Certo, e anzi devo dire che noi nei quartieri spagnoli abbiamo presentato per l'appunto un progetto alla scuola media Baracca e ci volevamo rivolgere prima di tutto a questi famosi lettori deboli, cioè genitori dei bambini. E abbiamo incominciato servendoci degli attori di Un Posto al Sole della squadra per leggere anche dei piccoli classici, i racconti di Calvino, di Tolstoi, ma che parlassero della vita di tutti i giorni. E così abbiamo iniziato. E tra le nostre fan più grandi mi piace molto ricordare una fruttivendola del Vico Tiratoio che ha imparato a leggere ad alta voce in modo, devo dire, veramente mirabile. Quindi si può fare, si può cambiare e bisogna usare gli strumenti giusti per poter far capire che cos'è il piacere di leggere, quindi immedesimarsi in altri mondi, vivere per l'appunto altre vite. E poi dai quartieri spagnoli siamo passati in tanti altri quartieri lavorando con i bambini dei semiconvitti, quindi a Scampia, alla Sanità e poi abbiamo incominciato a lavorare facendo dei reading con gli attori nei musei, nelle biblioteche, nelle librerie
E abbiamo proprio nel 2007, quindi poco dopo che noi eravamo nati, abbiamo iniziato gli incontri di lettura a voce alta, che è stata la prima grossa manifestazione che abbiamo, alla quale abbiamo dato vita, invitando anche scrittori molto importanti. Per esempio, i quartieri spagnoli, noi abbiamo invitato Roberto Saviano quando viveva proprio i quartieri spagnoli, e alla Fondazione Mondragone abbiamo presentato Gomorra. Abbiamo presentato Valeria Parrella e poi agli incontri di lettura tanti scrittori come la Tobagi, Nicola Lagioia e tanti attori. Ora direi, chiedo a Patrizia di aiutarmi. Scendere dalla cattedra, mettersi in gioco, stare in mezzo alla gente. Rappresentare la lettura come qualcosa che appartiene alla vita, che racconta la vita, ma che della vita, che nella vita ritorna e che regala ore di piacere, ore di divertimento, ma che regala anche proprio un'attenzione critica, un'attenzione che diventa poi politica nel senso più alto del termine. Chi legge bene le parole, chi capisce le parole, è meno soggetto alle ingiurie del mondo, perché si interroga. Allora la nostra è una finalità certamente di tipo estetico, culturale, legata ad un piacere che, per quel che mi riguarda, è sommo e per tutti noi lo è, altrimenti non saremmo in questa barca, ma che anche per i ragazzi, quegli stessi ragazzi di cui lei prima diceva a scuola sono costretti, ebbene a quegli stessi ragazzi si può non insegnare, rappresentare che la lettura è qualcosa di spontaneo, di quasi naturale, che regala ore di, io dico sempre, io leggo perché se devo fare una fila per avere un documento, soffro di meno. Se sto in fila all'aeroporto, soffro di meno. E loro me lo ripetono questo. Ecco, qual è il risultato? Perché, come diceva anche Antonella, sottolineava lei, io ricordo alle scuole superiori quasi come un castigo, dovete leggere 3 libri durante l'estate, 4 libri, 5 libri. Che risultato allora avete? Qual è l'approccio? Sicuramente c'è questa dimensione. La lettura coatta è una lettura che spaventa, che annoia, però è anche vero che se su quell'ordine quasi dell'insegnante leggi 3 libri quest'estate, poi si fa un lavoro che parte dalla lettura a voce alta, a volte dalla drammatizzazione, da analisi di interi pezzi, ma non l'analisi testuale, come dire, intesa nella maniera più filologica. Quello può anche arrivare, ma inteso proprio nella maniera più umana, andare dietro, mostrare come dietro una parola c'è un mondo di emozioni, di sensazioni, che quelle parole, ancorché rappresentino una fiction, poi raccontano il mondo, possono raccontare il mondo. Questo per i ragazzi funziona moltissimo. Io dico una cosa poco corretta: gli insegnanti che amano leggere riescono a far leggere, gli insegnanti che hanno della lettura un'idea di costrizione non ci riusciranno mai, perché se io soffro come faccio a restituirti un'altra immagine? Se io godo di quello, e noi questo ci sforziamo di farlo, facciamo incontrare gli autori, per esempio, negli incontri di lettura che facciamo nelle scuole o presso la libreria La Terza Agorà, che è all'interno del Teatro Bellini, e che sta dando dei risultati, a mio parere, miracolosi. Poi a breve festeggerete il compleanno. A breve festeggeremo il compleanno, verrà Baliani a raccontare con le sue meravigliose parole. Quando i ragazzi incontrano gli autori, succede una cosa meravigliosa. Scoprono che quello è un corpo, è una passione, sono dei sentimenti. E lì proprio scatta qualcosa. Stamattina in aula gli studenti mi dicevano: ma viene quest'anno Paolo Di Paolo? Viene quest'anno? Si ricordano i nomi, spesso sfuggono a loro, mai. Quando hanno conosciuto gli autori non li dimenticheranno mai. L'anno scorso abbiamo portato gli studenti in libreria, gli autori nelle scuole, ed è sempre stato veramente un successo quasi inaspettato, devo dire.
Io per prima, noi per prima, ogni volta che promuoviamo queste cose stiamo col batticuore, come quando fai una festa e dici, oddio, se non vengono, c'è tutto il buffet è pronto. Ma anche il rapporto degli scrittori con i ragazzi è un rapporto, io l'ho vissuto, molto stimolante, perché poi i ragazzi non hanno le strutture che hanno i grandi, certo. E quindi a volte le domande sono pregnanti, sono... e il re nudo per loro, certo. Ed è bellissimo per uno scrittore che si mette in gioco. I ragazzi dicono delle cose, osservano delle cose, okay. Che noi abbiamo vergogna, o siamo più distratti, o siamo più pieni appunto di sovrastrutture. Loro osservano delle cose, a parte il fatto che per esempio rispetto alla letteratura contemporanea loro sono più contemporanei ad essi di quanto non lo siamo noi, e quindi è come il cinema, no? Loro vedono quello che noi non vediamo. Dal nostro punto di vista questa è un'esperienza, io perciò dico che è un'esperienza politica. Insegnare l'amore per la lettura poi equivale a investire sul futuro. Noi abbiamo visto in copertina dei ragazzi parlare di un progetto importante. Sì. Allora, questo progetto che i telespettatori possono conoscere meglio guardando le nostre pagine Facebook a Voce Alta e anche la Terza Gorà, è un progetto che per l'appunto mette in relazione gli studenti con gli scrittori. Noi inviteremo degli scrittori sia napoletani che non napoletani, che diciamo, i cui libri verranno letti dai ragazzi che si formeranno quindi nelle scuole dei gruppi di lettura. E poi alla fine della lettura i ragazzi verranno in libreria alla Terza Gorà per incontrare lo scrittore. Poi, permettimi, un aspetto importante è che saranno ragazzi di scuole di periferia, sì, e di scuole del centro. Saranno ragazzi del Galileo Ferraris, del Boccioni, del Vittorio Emanuele, del Genovesi, quindi di licei e istituti tecnici, di periferie del centro, che si incontreranno, sì, e speriamo che facciano gruppo. In genere succede. Alla fine di questa esperienza, infatti, è previsto un incontro in libreria, a parte la creazione di un gruppo Facebook, perché i ragazzi possano discutere proprio dei punti, come dire, dei punti di forza e punti di debolezza di questo progetto. Accanto però alla lettura noi abbiamo messo anche il teatro, visto che noi siamo uno spazio libreria nel Teatro Bellini. Diamo la possibilità ai ragazzi di venire a vedere due spettacoli teatrali. Abbiamo fatto questa prova già l'anno scorso e si incontreranno anche con gli attori, con il regista, per poter discutere con loro del programma. Però io ci tengo a dire una cosa, relativamente proprio alla questione del piacere della lettura, e questo vale sia per gli adulti che per i ragazzi. I ragazzi si divertono molto quando partecipano a un laboratorio di lettura espressiva. E io di questo vorrei proprio, che dato lo stato della mia voce, che Patrizia ne parlasse, perché l'abbiamo fatto proprio con la sua scuola. L'abbiamo fatto Napoli legge Ariosto. Abbiamo fatto la lettura dell'Ariosto in collaborazione con il premio Napoli. E incredibilmente sono stati letti quasi tutti i canti. Dovrebbero diventare un audiolibro. Quella è stata un'esperienza magnifica per i ragazzi, quella lettura, venivano, premesso, di pomeriggio, quindi non in orario curricolare, a preparare questi incontri. Venivano, non gli erano stati promessi crediti, non gli era stato promesso nulla, venivano per il piacere di fare questa operazione. Hanno registrato due canti, quasi ogni scuola ha registrato due canti, ed è stata un'esperienza bellissima. Sono stati guidati da un'attrice, Patrizia De Martino, che collabora spesso con l'associazione, da un altro collega che fa teatro in maniera amatoriale, e il risultato è stato splendido. L'anno scorso l'abbiamo ripetuta per un'altra esperienza che si è fatta all'interno della scuola. In sostanza i ragazzi quando prendono parte diventano una forza attiva, diventano dei soggetti e non soltanto dei ricettori passivi, diventano meravigliosi. In questo la scuola è un po' carente, non tanto nel fatto di obbligare alla lettura, ma nel fatto di non curare tanto che loro siano delle
sì, che loro siano dei critici in erba. Ma io credo che lei ha detto una cosa giustissima, che la passione non si può insegnare, si può trasmettere. E sì, quindi se un insegnante, sì, io ho avuto una grande insegnante di lettere, ha questa passione, non c'è niente, te la inocula, perché è lo sguardo, è il linguaggio del corpo che te la trasmette, sì, che diventi tua, ecco. Resta comunque, possiamo dire, come appuntamento importante tra le iniziative che voi avete in calendario, la nuova edizione degli incontri di lettura, sì, giusto, che si terrà, sì, anche quest'anno con un calendario ben, sì, stabilito. In collaborazione con questa altra associazione, SUP, si terranno presso la Biblioteca Nazionale e il tema di quest'anno è la metamorfosi. Sì. Quindi in generale hanno avuto successo. Perché... Siete all'undicesima edizione. Sì, sì, e quest'anno proprio perché è un po' cambiata la formula, perché la Biblioteca Nazionale ha voluto fare, come dire, da partner più importante. Quest'anno l'abbiamo concentrata in 2 giorni. Sempre ci sarà la mattina dedicata ai ragazzi, i ragazzi protagonisti. Un concorso reading, i ragazzi stanno delle scuole di Napoli stanno preparando delle letture sul tema metamorfosi e poi saranno loro a leggere. In genere vengono una quindicina di scuole. Quando? Poi, diciamo quando? 27 e 28 ottobre. Perfetto, 27 e 28 27, ottobre. Sì. Tra l'altro, per ulteriori informazioni avete una pagina Facebook. Sì, si come sia Voce Alta che la Terza Gorà. Dove, quindi, possiamo reperire qualsiasi tipo di, sì, informazione, e anche noi, per il sostegno alla vostra, sì, associazione. Raccomandiamo veramente di vedere quello che noi man mano postiamo e di sostenere in questo modo le nostre iniziative. Quest'anno si faranno in libreria incontri con autori, presentazioni di libri, un ciclo di lettura del Faust di Goethe, questo forse per un pubblico un poco più adulto, guidato dal professore Ulderico Pomarici. Si faranno incontri proprio destinati anche trasversali, nel senso che non necessariamente deve essere un pubblico solo adulti o solo di giovani. Sì, ma la lettura prende tutti, la lettura comune al di là dell'età, al di là del ceto sociale. Ecco, mi è piaciuto, sì, molto il fatto che ci sia una persona che vende frutta, che sia appassionata alla lettura, sì, perché la lettura è trasversale. Se noi pensiamo a Dante Alighieri, adesso la Divina Commedia, Divina è un attributo che gli abbiamo postumo, perché voglio dire era la commedia, al tempo era in volgare ed era il popolo che la recitava, ecco, questo era, diciamo così, sì, sì, era il popolo che la recitava, sì, non era elitaria. No, anche perché raccontava, era un po' gossip anche, certo, Dante, certo, no? Raccontava di vite vissute, a dimostrazione del fatto che la letteratura è vita, è vita, è passione, che poi la parola diventi una parola letteraria altissima, questo è dell'artista. Infine, a Voce Alta, insieme all'associazione Astrea Sentimenti di Giustizia, presenta quest'anno per il secondo anno, dopo un primo anno di un successo inaspettato, una rassegna al MAN, il Museo Archeologico Nazionale, che si chiama Fuori Classico, ideata e diretta dal professore Gennaro Carillo, che propone una lettura, rilettura dei classici, attualizzati è una parola sbagliata, ma le risonanze che i classici producono in noi oggi. Abbiamo avuto presenze altissime e anche quest'anno contiamo di averle. L'iniziativa ha avuto un successo di livello inaspettato. Nei classici, lo dico sempre, c'è tutto, sì, io poi insomma i classici greci, certo, li ho visitati e rivisitati, esatto, anche scrivendo. In chiusura, io, se mi permetti Maria Grazia, prima della tua chiusura, volevo leggere qualcosa, una frase che è anche un monito di Umberto Eco e che dice: chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni. C'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia,
quando Leopardi ammirava l'infinito, perché la lettura è un'immortalità all'indietro. E io aggiungo, molto più prosaicamente, fesso chi non legge. Beh, noi lo prendiamo anche come, diciamo, un augurio, un auspicio per questo anno nuovo, per il Salotto di Giulie e anche ovviamente per le vostre attività associative, che sono Grazie. Davvero tante. E vi ricordiamo, potete visitare la loro pagina Facebook, perché non siamo riusciti a dire tutto in questa mezz'ora a nostra disposizione e purtroppo siamo in chiusura. Io prima di chiudere ringrazio Marinella Pomarici e Patrizia Cotugno per essere state qui con noi. E Antonella, ci diamo un arrivederci alla prossima puntata. Ci sarà un anno davvero ricco. Molto ricco. Non vi svegliamo nulla. Non vi svegliamo niente, ma ci saranno delle cose molto Sarà come sempre un anno interessante, ricco di novità e di tantissimo. Vario, esatto, perché vario è il nostro pubblico da casa, quindi noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi e vi ricordiamo che questa puntata, come sempre, potete rivederla anche al nostro portale giulienews.it e dunque ci rivediamo alla prossima. Grazie.